Si è disputata l'ultima giornata del campionato di prima categoria. L'Empedoclina con un poker di reti si liquida del malcapitato Agira che grazie alle reti di Russo nel primo tempo, Ferrera e doppietta di Lopresti nella ripresa, con questa vittoria la squadra del presidente Alessandro Termini disputerà i playoff in casa, mentre la Gira farà i playout. È finito con un salomonico punteggio di 2-2 il derby argentino tra l'Angelo Cuffaro, Raffa Dalia e del Gemini, e le squadre, a prescindere dal risultato finale, avevano raggiunto i loro obiettivi. Il Gemini la salvezza e il Cuffaro Raffa Dalia già nei playoff come quinta classificata. Il match si è subito sbloccato al quarto con Gaggiano. Dopo una triangolazione ha fatto secco il portiere ospite Pullara. La reazione del Gemini arrivava dopo la mezz'ora con il pareggio realizzato da Dumbia. Nella ripresa il vantaggio del Gemini con Vasile che batte all'angolino basso la longa. Dopo 5 minuti arrivava il pareggio di Salemi. La partita c'è stato un momento di fair play tra il Gemini che si è salvato e l'Angelo Cuffaro Raffadali che ha raggiunto l'obiettivo dei playoff come quinta classificata. Sindaco, grande festa di fine campionato allo stadio di Raffa Dalia, il sindaco Silvio Cuffaro alla griglia. Sindaco, che stagione è stata per il Raffa Dalia? Molto positiva, Molto positiva, sicuramente. molta gente allo stadio. Se stiamo festeggiando, un motivo c'è. Un motivo c'è, tutti i giovani, quasi tutti i locali che hanno giocato quest'anno. Qua abbiamo Tarallucio. Una squadra che mette in atto il lavoro che è stato fatto nel tempo nel cercare di invogliare i giovani allo sport e al calcio. Ci sono state molte squadre giovanili e oggi stiamo raccogliendo i frutti. Anche gli amici di San Giovanni Gemini, qui c'è Piero Pinna. Piero, è festa anche per voi, avete portato i cannoli da San Giovanni Gemini, buonissimi, per offrirli anche agli amici di Raffadali. Questo è lo sport, una grande giornata di sport. Piero, due paroline per TVA. Siamo contenti di aver raggiunto la salvezza dopo un campionato tribolato, diciamo. Eravamo partiti con l'intenzione di fare un campionato tranquillo, mentre così non è stato, però tutto sommato con l'impegno, con i sacrifici da parte di tutti, sia dei ragazzi che di tutta la dirigenza, siamo riusciti a portare a termine questo campionato nel migliore dei modi. Ok, complimenti a Piero, andiamo ad inquadrare un po' quello che oggi a Raffa Dalia la festa, i cannoli sono arrivati da San Giovanni Gemini, questo è lo sport, il grande fair play e anche il macco. Preparato da chi? Da Antonino Licata, che ha preparato il macco per gli sportivi di Raffa Dalia che hanno festeggiato alla grande un campionato ricco di soddisfazioni e domenica sarà playoff contro l'Empedoclina.